Nella strategia che si deve adottare per chiudere le nostre posizioni di investimento. Abbiamo fatto già diversi video su YouTube su questo argomento, ma soprattutto la risposta cambia dal tipo di investimenti che state facendo. Magari siete un trader, magari state facendo una speculazione specifica, ma poniamoci nel caso richiesto del nostro portafoglio pubblico su eToro. È un portafoglio di lungo periodo, quindi i nostri investimenti durano anche anni e vengono fatti sulla base dell'analisi fondamentale dell'azienda. Vuol dire andare a spulciare un po' tra i numeri dell'azienda, capire com'è il business e quindi valutare se è sottovalutata o sopravvalutata. Quindi la strategia di chiusura in questo caso specifico si basa fondamentalmente sulla variazione dei fondamentali dell'azienda. Facciamo un esempio pratico per capirci. La nostra peggiore posizione in questo momento è Duyu con il meno 60%. Questa azienda però ha lo stesso business che aveva qualche mese fa, le stesse potenzialità di crescita. Soprattutto in questo momento il prezzo è talmente basso che tutto il valore dell'azienda è pari solo alla liquidità che hanno in cassa. Quindi questa posizione non l'ho chiusa perché il prezzo di quell'azienda in questo momento è eccessivamente basso. Tutti coloro che copiano il portafoglio, che dovrebbero aggiungere man mano gli investimenti mese per mese, vuol dire che in questo momento andranno a comprare un prezzo molto molto basso e quindi quando il prezzo dell'azione risalirà il loro guadagno sarà molto superiore anche del mio. Quindi è vero che stiamo soffrendo in questo momento, ma continuando ad investire con regolarità si possono raggiungere dei grandi risultati. Poi c'è sempre il rischio e l'imponderabile, quindi non sappiamo mai per certo come andranno a finire le cose. Però ci basiamo sui dati che abbiamo a nostra disposizione e cerchiamo di prendere decisioni migliori.